Unitevi a noi per ascoltare un messaggio incoraggiante da Steve Wahlberg, tratto dalla serie La sua voce oggi. Quattro giorni fa ero in California, al Weimar Institute, per una serie di conferenze che dovevo tenere. Il venerdì pomeriggio ho fatto una lunga passeggiata di circa un'ora nel bosco, per godermi la giornata, tenermi in esercizio e passare del tempo con Gesù in preghiera e nella meditazione della Bibbia. Ho avuto la forte sensazione che Dio parlasse al mio cuore, mostrandomi quattro semplici passi per avvicinarmi al cielo. Passi verso il cielo. Cosa fare per avere accesso al regno di Dio? Vorrei condividerli con voi in questo video e nei prossimi tre. Il primo passo è molto semplice ma poderoso. Non bisogna fare chissà che, e si basa su Luca, capitolo 11, versetto 13, dove Gesù dice: «Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono». Non so se lo avete davvero mai fatto, se avete mai aperto bocca e pregato: «Dio mio, caro Gesù, riempi la mia vita del tuo Santo Spirito». Vi incoraggio a farlo, a fare ciò che Gesù ha detto. Questi quattro passi sono cose che possiamo e abbiamo bisogno di fare tutti i giorni. Questo dunque è il primo passo. Il passo numero uno verso il cielo è pregare ogni giorno affinché Gesù riempia la nostra vita col suo Santo Spirito. E se lo fate, vi garantisco che le cose cominceranno a succedere. La vostra coscienza si risveglierà. Avrete una comprensione della Bibbia più profonda e penetrante. E vi sentirete diretti verso la gloria. Quindi, passo numero uno, chiedete quotidianamente a Gesù di concedervi il suo Santo Spirito. Non gli farà che piacere. La sua voce oggi è stato tradotto e doppiato da Re dei Re TV. Rimanete sintonizzati con Gesù, il Re dei Re. Amen.